Che partita c'è stasera? Italia-Svizzera, se non sbaglio, giusto? Sì, ma chi vince? Io vabbè, tifo Italia, giustamente sono italiana e tifo Italia. Poi insomma spero che sia una bellissima partita, ecco. È bella dura, io spero nella Svizzera, l'Italia sta giocando veramente bene e se vinciamo tanto di meglio per la Svizzera e speriamo. Sono di Como, non sarà facile assolutamente, la Svizzera è una squadra molto forte e sarà una partita combattuta assolutamente. Pronostico, non voglio dire nulla, mi goderò la partita. Allora, chi vince? La Svizzera. Sì, ma quanto vince? Almeno uno, sì. Tipo Svizzera 2-2. Va bene. Chi è che segna? Ma due Gavranovic, tutte e due. Sono tagliata a metà e chiunque vinca per me va bene, sì, amo tutte e due. Io tifo Italia, però sono simpatizzante anche della Svizzera, quindi sarà una bella partita. Vinca il migliore. E chi è il migliore? Ma bisogna vedere, secondo me vince l'Italia, però speriamo che la Svizzera se la giochi bene, come si suol dire. Quanto vincerà la Svizzera? È dura a Roma, eh. Non lo so, questa è proprio una domanda difficile di rispondere. Speriamo che vinca, insomma. Io sono svizzera, però diciamo che ho anche origini italiane, quindi non saprei in realtà chi tifare. Mi sento di tifare per quelli di casa. Chi tiene? Chi tiene? A tutti e due. No, non vale, deve sceglierne una. Beh, possono pareggiare. La Svizzera alla fine dove si posizionerà, secondo lei? Ma in che senso? No, Salmo Svizzero non lo so cantare perché sono stonato come una campana. Io guardi, tengo sia la Svizzera che l'Italia perché ho abitato 40 anni qua e sono anche molto mendrisiotta. Quindi stasera un bel pareggio. Pareggio per me, sì. Forza Svizzera, dai, dobbiamo fare qualcosa. Italia-Svizzera, chi vince? La Svizzera. Quanto? Non è valida idea. Vince l'Italia 2-1. Di dove sei tu? Piacenza. No, non lo so, non seguo il calcio. Tu di dove sei? Di Chiasso. E allora dai, tifiamo la Svizzera. Sì, tifiamo la Svizzera, però non so chi vince. La Svizzera riuscirà a passare il turno? Secondo me sì, ce la può fare, sicuramente. E dove arriverà? Ma speriamo almeno ai quarti. Che squadra tieni? Che squadra tengo? Si sente? Italia. Quanto vincerà l'Italia stasera? No, porta sfiga. Secondo me può essere una sorpresa. Ecco, ma allora forza Italia o forza Svizzera? Forza Svizzera.